Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Felix. Oggi faremo i 10 giochi più venduti di tutti i tempi. Diciamo i giochi che hanno fatto la storia ce ne sono, ma quelli venduti ci saranno alcune sorpresine, come questo che sto per dire. Al 10º posto c'è WePlay. Andiamo avanti, non ne voglio parlare. Con 28 milioni di copie vendute. Allora, The Last of Us, sei uno dei giochi migliori. E ha venduto all'incirca fra le 15 milioni di copie. Come fa un gioco come WePlay a venderne 28? Andiamo avanti. Al numero 9, Call of Duty Modern Warfare 2, con 28,5 milioni di copie vendute. Secondo me è uno dei migliori Call of Duty insieme al 4, che è il migliore della serie. All'ottavo posto troviamo il New Super Mario Bros. Uno dei giochi c'è usciti di questi tempi, infatti è uscito 10 anni fa. Ok, sono tanti 10 anni, ma figuratevi 20 anni, 30 anni. Il New Super Mario Bros. È uscito nel 2006, è un bel gioco e ha venduto almeno 30 milioni di copie vendute. Bravo Super Mario. Al settimo posto Wii Sport. Al settimo posto Wii Sport Resort. Aggiungiamogli Resport con almeno 32 milioni di copie vendute. Ci sono tanti giochi Nintendo, se avete notato. Al sesto posto troviamo GTA 6. Se non uscito il 5. GTA 5 ha venduto ben 35 milioni di copie vendute. L'anno scorso aveva venduto almeno 32,5 milioni, aumentato di un bel po'. Però non ci dice nulla, cosa anche per lui. Al quinto posto troviamo Mario Kart Wii. Io avevo un Mario Kart, ma quando ero proprio piccolino, ed ero decente. Diciamo che perdevo ogni partita che facevo. Prima perché non sapevo giocare, secondo perché facevo proprio pena. E Mario Kart Wii ha venduto bene 38 milioni di copie vendute. Al quarto posto Super Mario Bros. Sarebbe il gioco più antico di questa classifica, insieme a Tetris. Ok, vi ho svelato qualcosa. Super Mario Bros. È uscito nel 1985 ed ha venduto ben 42 milioni di copie. Un applauso di nuovo a Super Mario. Quanti Super Mario ci sono in questa classifica? E abbiamo finito il Super Mario. Vi svelo solo questo. Al terzo posto troviamo Minecraft. Minecraft, ragazzi! Minecraft è un gioco per me, per bambini! Ma chi l'ha inventato? Un giorno un tizio si è svegliato a letto e ha detto: costruiamo un gioco con le capre a forma di pecore e degli struzzi che sembrano dei coccodrilli. Molto interessante. E delle anatre che sembrano un rinoceronte. Ditemi dove si trova l'autore di Minecraft. Vi dico, ha venduto almeno 50 milioni di copie vendute. E la scorsa settimana la Nintendo, la Wii, ha detto che c'è una sorpresa sulla Wii U. Sarebbe stato un nuovo gioco a svelare. E qual è questo nuovo gioco? Indovinate? Minecraft! Che da poco è andato uno dei giochi più venduti della storia della Wii U. Al nono posto già è. Mi sto disperando. Al secondo posto troviamo Wii Sport. Prima c'era il Resort, ora c'è lo Sport. È un gioco decente! Beh, 82 milioni di copie vendute. Cioè, ragazzi, 82 milioni dovrebbe essere un gioco epico, grafica pazzesca, trama eccezionale. No, invece è schifo. Al primo posto troviamo un gioco che, allora, voi lo giocherete, lo giocate, l'avete giocato in passato, avete fatto tutto questo gioco. Tetris, anche un bambino di un anno, anche un
diciamo, sa che cos'è Tetris. Tetris, oltre ad essere uno dei giochi storici, uno dei giochi più importanti di sempre, è anche uno dei giochi dove io non ho mai completato un livello. Guardate, io ci ho giocato appena 2 anni, quindi avevo l'intelligenza di un giaguaro. E Tetris ha venduto ben 123 milioni di copie vendute. Ma voi direte, come fa a vendere così tanto? Va bene, è uscito per PC, Game Boy, NES, telefoni. L'unica cosa dove non è uscito sono le console, cioè la PlayStation e l'Xbox. Questa classifica è finita, spero che vi sia piaciuta. Lasciate un bel mi piace, non commentate visto che non ci sono i commenti. Iscrivetevi e ciao ragazzi!